Ascolta, raccontami, dai, un episodio che ti lega a Gasperini, anche, no, cioè, per farci una risata, una volta che l'hai fatto arrabbiare, che ti ha urlato, perché poi le urla di Gasperini le conosciamo, cioè, si fanno sentire, magari dalla panchina che tu eri là e hai fatto finta di non sentirlo, perché hai sbagliato magari una costruzione dal basso, perché sei stato troppo lento a rilanciare, sappiamo che per il mister è una cosa, la parola veloce lo dice tanto a voi portieri. No, Ti beh, ricordi una volta che l'hai purtroppo fatto arrabbiare proprio tanto? arrabbiare non so, Lo dirai, una sicuramente. sola, una No, sola. beh, ne avrei un tot, cioè nel senso, Infatti. ne avrei un tot da raccontare, non un tot che non si possono raccontare. Esatto. Però sicuramente una che posso dire è quando, però forse il primo anno che ci siamo qualificati per la Champions, io avevo iniziato a giocare, l'anno ero partito praticamente titolare, poi avevo smesso di giocare. E verso marzo eravamo sesti, settimi e praticamente stavamo avendo un periodo un po' così e lui mi chiamò, non mi ricordo se c'erano anche Rossi e Berisha No, nel se è l'anno della sì, prima Champions c'erano Francesco e sì, non mi Pinto. ricordo se era nella stanza con me, ma credo di sì. E lui praticamente ci disse: io qua non so chi far giocare, nessuno di voi è un portiere della Serie A, non, dicono che siete portieri di livello, ma per me nessuno di voi due può giocare. Domani non ho idea di chi far giocare, perché tanto chi far giocare, come dire, non cambia niente, fate i danni. E niente, io, cioè, nel senso, io ho un carattere che a me queste cose sinceramente non mi toccano, nel senso, mi scivolano addosso e penso che sia anche un po' la mia forza, no? Lui in quel momento ci massacrò pesante proprio, cioè, ci ha voluto, non so, magari era anche il suo modo per vedere la nostra reazione, no? E niente, il giorno dopo mi fece giocare me ed era Ricordi la data partita, Pier? contro la Fiorentina. Il giorno dopo era Atalanta-Fiorentina e dopo io da lì sono entrato e Non sei più uscito. non sono più uscito e non abbiamo perso una partita fino a fine anno, siamo arrivati in finale di Coppa Italia e ci siamo qualificati per la Champions. Allora a Ricordo fine bene. anno, quando è finita la stagione, sono andato e ho detto, oh, mi ha detto che dovevo giocare in Serie B, e ho provato in Champions. E lui? Spero si sia messo a ridere, dai. E lui si è messo a Ok, ridere. grande, grande. Alla cena finale, cioè la cena di fine anno della città.